Una doppietta di Leonetti con il secondo gol realizzato al 91esimo permette alla Vastese di riprendere la sua prepotente marcia nelle zone altissime della classifica grazie al 2-1 sofferto ma meritato ottenuto a spese dell'Olimpia Agnonese al termine di una gara molto combattuta. Per la formazione abruzzese si tratta del settimo risultato utile consecutivo, frutto di 6 vittorie ed un pareggio. Superare la squadra molisana non è stato affatto semplice, ma la perseveranza di Fiore e compagni è risultata determinante per conquistare il successo pieno, che ha un valore davvero inestimabile. Aria di derby all'Aragona, dove sugli spalti fra i 700 presenti ci sono anche una cinquantina di tifosi molisani. Al quinto il primo acuto è ospite, con Cassese che in area abruzzese in posizione precaria mette alto. Ma la formazione di casa è quanto mai cinica, visto che nella prima azione offensiva al 14esimo trova il vantaggio con Stivaletti che se ne va sulla destra e crossa a centro area un pallone d'oro per Leonetti, che di piatto mette alle spalle dell'incolpevole Faiella. Esplode sugli spalti la gioia dei tifosi biancorossi, che continuano ad incitare a gran voce i propri beniamini. Di contro la squadra granata, dopo aver accusato il colpo per qualche minuto, cerca di reagire e si rende pericolosa al 29esimo con un tiro di Di Lollo che mette di un soffio fuori. Si tratta del preludio al gol del pareggio, che arriva al 30esimo con Santoro che con un tiro angolato supera Camerlengo. Tutto da rifare così per i padroni di casa, che subito dopo il pari ospite si rivedono al 31esimo con lo scatenato Leonetti che manca il bersaglio grosso. La squadra del presidente Bolami riprende pian piano a premere e al 40esimo ancora una buona opportunità con De Feo, che alza però sopra la traversa. Gli ospiti non stanno certo a guardare, spesso ripartono con veloci ripartenze. La gara resta così in equilibrio, con una punizione allo scadere di Pizzutelli di poco fuori misura e con l'1-1 con cui si chiude il primo tempo e che accompagna così le due formazioni negli spogliatoi. Nella ripresa al sesto, subito padroni di casa insidiosi, ancora con De Feo che sfiora il 2-1 ma con la sua conclusione che si spegne di pochissimo al lato. Al 16esimo Stivaletta pesca molto bene De Feo in area ospite, che però incorna al lato da ottima posizione mancando il gol del vantaggio. Preme l'11 di Gianluca Colavitto con gli Isernini a difendere sulla propria metà campo. Al 20esimo però la formazione dell'ex Pino Di Meo con Margarita si rende pericolosa, ma la sua conclusione sporca si spegne fra le braccia di Camerlengo. Ancora Vastese però al 26esimo e sempre con Leonetti, che prima del limite non inquadra lo specchio della porta difesa da Faiella. Dalla parte opposta Santoro, sempre il più temibile fra gli ospiti, si rende pericoloso al 33esimo quando dai 20 metri chiama il portiere della formazione abruzzese alla deviazione in calcio d'angolo. Al 41esimo proteste locali per un sospetto tocco con la mano di un difensore molisano in area, ma ancora Di Roma lascia proseguire fra le proteste vibranti degli abruzzesi. Poi il convulso finale con gli attacchi abruzzesi che regalano il gol della formazione biancorossa con Leonetti di testa al 46esimo. Una rete pesantissima per gli aragonesi, che conquistano grazie alla doppietta del bomber 3 punti di platino. Colavitto, una vittoria sofferta ma meritata contro un avversario che vi ha messo a dura prova questo pomeriggio. È vero, queste sono le vittorie più belle, perché comunque hai sofferto, hai concesso qualcosa, ma era normale, perché quando produci gioco e gli altri hanno elementi lì avanti che in fase di transizione ti vanno dentro, devi dare sempre le letture ogni attimo, e quindi è dura. Però i ragazzi la vittoria l'hanno voluta, ci hanno messo il cuore, la passione, quello che chiedo a loro. Quindi oggi ci teniamo stretti questi 3 punti e lavoriamo bene in settimana. Meglio la Vastese del secondo tempo, nella prima parte di gara c'è stato qualche problemino. Sì, siamo entrati in campo un po' contratti, però il gol è venuto su una bella giocata nostra. Poi abbiamo concesso con un'ingenuità il gol a loro su palla inattiva, il calcio d'angolo, e abbiamo continuato un po' frenati, ma ripeto, sono partite che ci stanno nell'arco di una stagione e noi siamo stati capaci di portare a casa i 3 punti, che era la cosa più importante. Di Meo, fa rabbia perdere una partita al 90esimo, una gara equilibrata, come ha detto anche Colavitto, una vittoria sofferta e molto difficile per la Vastese? Ma è stata una partita dove noi
non siamo venuti a fare la vittima predestinata, abbiamo fatto una grande partita e c'è stato solamente un grande errore del nostro portiere e l'abbiamo bagata a paro corizzo, questo è il fatto. Un buon primo tempo, poi nella ripresa avete avuto delle occasioni, però negli ultimi minuti probabilmente avete un po' arretrato, forse anche per la pressione della formazione di casa. Purtroppo che noi non abbiamo tanti cambi a disposizione, siamo una squadra ancora in cantiere, dobbiamo aggiustarla, quindi ci sono i problemi sono questi. Comunque con Di Meo in panchina si sta vedendo un Agnonese diversa, al di là della sconfitta di oggi i tifosi sono fiduciosi per il futuro, lei pure? Ma oggi sinceramente sono molto arrabbiato perché perdere così mi fa rabbia, poi da martedì ne parliamo.